Mamma, hai visto il blackout? No, Pierino, era buio. Ti sto portando in uno dei miei locali. I suoi occhi però sono meglio del locale. È lì che farò l'assalto. Ok, perfetto. Perché la prima regola è portare una ragazza in un locale, farla mangiare bene, farla bere bene e poi zac! Il conto, il conto. Come si chiama questo posto? Non lo posso dire per motivi religiosi, però proprio perché sei tu, è un locale famosissimo in tutta la città, Torino. Si chiama Fratelli La Cozza, da sempre con le mani in pasta, che facciamo la pizza. A Roma invece si dice La Cozza quando una ragazza è un po' bruttina. No, non lo farei mai, non lo direi mai perché credo che tutte le donne sono belle. Proprio su questa rete ho fatto un programma che si chiamava La Repubblica delle Donne. Posso pensare che le donne diventino cozze? No, no. Sono un gentiluomo. La Repubblica delle Donne, un programma per le donne, con le donne, sulle donne. Se le donne non ci guardano sarà un disastro. Siamo molto vicini e direi che siamo a 20 centimetri. Fammi fare la manovra. Hey, ecco. Scusi, ingegnere, potrebbe aprirmi la porta? Grazie. Ingegnere è uno dei miei soci. Prego, perfetto. Prego, si accomodi. Signore e signori, il nostro titolare, Piero Chiambretti. Ci troviamo all'interno di questo locale che nasce all'interno di una struttura post-industriale e come vede c'è della metafisica, perché se gli amici della regia possono inquadrare lassù c'è alto mare, perché i pesci sono al contrario. Ecco, sono venuti a galla. Quello è un limoncello alla cozza, ovviamente è soltanto di figura perché se uno lo beve schiatta. La televisione è una pizza, secondo te è davvero una pizza la televisione? Beh, diciamo in parte lo è, no? Lo sappiamo tutti. E infatti Scegli. Noi la cozza. La cozza. Esatto. La sera, invece di guardare la televisione che è una pizza. No, dopo aver visto la televisione. Okay. Perché sennò veramente sputiamo nel piatto in cui mangiamo. In un ristorante meglio di no. Ci sono più punti di ristoro, c'è lo fashion che ha un dress code particolare che sì. È l'abito corto. Abito quindi corto, essendo io non altissimo. Tutto per quanto riguarda questo locale comincia da quell'alberello, perché 20 anni fa i locali che servivano la pizza a Torino erano tutti rispettabilissimi, però entravi e poi dovevi stare 2 settimane in una tintoria per togliere l'odore di fritto. Vero, verissimo. Allora io ho detto, qui le cose sono due, o mettiamo un arbre magique enorme oppure tentiamo di aprire un locale con una areazione tale per cui la pizza te la mangi e non ti rimane attaccata. Quindi è partita come un gioco. Io so che è nato davvero da un gioco, perché in realtà tu hai incontrato il tuo futuro socio proprio in un ambito calcistico. Sì, ci siamo che trovati sei per un tifoso. Sono un tifoso eccellente. Eccellente di una squadra che ci dà tantissime soddisfazioni. È dal 76 che non vinciamo uno scudetto e dal 2000 che non vinciamo una coppa. Siamo nel 2019, quindi per noi è una passione intesa come calvario. Ci siamo conosciuti alla presentazione di un libro di un personaggio che è Aldo Grasso, un grande critico del Corriere della Sera. Essendo amico di Aldo Grasso mi sono presentato alla presentazione del medesimo book e lì c'era il presidente del circolo del Torino. È stato un amore a prima vista e mi propose di aprire un ristorante. E chi nella vita non ha pensato almeno una volta di aprire un ristorante?
quando avete aperto il primo locale, lo avete aperto con un mood di 70 anni prima. Se un locale lo apri con un personaggio pubblico, bisogna che questo personaggio pubblico sia riconoscibile nel locale. Io, essendo Birilli il primo locale, ricordo che la prima cosa che mi venne in mente era quello di dargli una storia che non aveva. Che molte volte si va in un locale perché dici, caspita, è dagli anni 50 che c'è, quindi vuol dire che è forte. Quindi io semplicemente ho detto, perché non lo chiamiamo Birilli dal 1929? E in quel momento il locale, un minuto dopo che apri, aveva già 70 anni di storia. È chiaro che poi bisognava documentare questa fantasia e l'abbiamo documentata con un'infinità di fotografie di personaggi noti notissimi che non erano mai entrati nel locale. Però la dovizia di particolari, utilizzare un libro di autografi in modo da rifare esattamente gli autografi di quelli veri che dicevano I like pasta Birilli, beh, quello era il modo per strizzare l'occhio poi ai clienti che capivano immediatamente lo scherzo, ma ne rimanevano anche così sorpresi ed entusiasti. Tu ami la cucina semplice. La cucina semplice. Che è anche una cucina rassicurante. Rassicurante. Oggi tutti vogliono fare il cuoco, ma non un cuoco come quelli che immaginiamo noi nei fumetti, come Ratatouille, che peraltro era un topo, ma dei cuochi che hanno delle caratteristiche che sono più vicine al dittatore che non allo chef. Urlano, tirano i coltelli, inventano ricette improbabili. Arriva la lasagna, però sembra una melanzana, ma non sa di melanzana, ma neanche di lasagna. Sa di gelato al limone, che però viene frullato insieme a delle patate americane che ci portano tutti insieme verso qualcosa che non si sa cos'è. Meglio essere o apparire? Ce lo chiediamo. Technotronic 1989. Ho insistito con alcuni dei cuochi dei nostri ristoranti a realizzare alcuni piatti per il piacere del mio palato. Spaghetti alla Pierino, che sono semplicemente degli spaghetti con pomodoro, però fatto cuocere, come succede come a Napoli. Una volta. Blu, per ore e ore, che diventi una salsa abbastanza solida con tutte le spezie possibili e immaginabili. Una volta, mangiando a Milano una milanese, e se non la fanno a Milano la milanese dove la fanno, ho notato che in un ristorante di grande tradizione, anziché servire, come spesso accade, la rucola e i pomodori tagliati così in insalata, venivano invece sistemati sopra la milanese cotti. L'ho portata a Torino. E cos'è diventata adesso? La cotoletta alla Pierino? Sì, quella. Tu sei molto legato alla tua mamma. Gli odori sono evocativi spesso. Come no? Se dovessi ricordare un piatto proprio della tua infanzia, cioè il... Sì, ma ce l'ho, Pierino piccolo. Ma ce l'ho, è la Fiesta. Mia madre la metteva in frigo e prendeva una consistenza maggiore e quando usciva sembrava una torta fatta da uno chef di MasterChef. Se dovessi scegliere, parlando di verde, un qualcosa da regalare a una donna, un fiore, un qualcosa di simbolico, ma che di verde, si può mangiare. La prima cosa che mi viene in mente è il pistacchio, che è verde e ha anche un sapore, se possiamo dire, anche erotico, il pistacchio. Che ho visto il peperoncino, che in effetti... Peperoncino è ottimo. Peperoncino è anche ottimo. Afrodisiaco, no? Esattamente, però poi è chiaro che si può fare di tutto. Intanto bisogna sapere anche bere al ristorante, perché oggi se non conosci almeno 20 vini, bianchi, rossi e anche un rosé che fa magari in Costa Azzurra Brad Pitt, non sei nessuno. Sei appunto un estimatore del toro e se Cairo dovesse venire qui a cena, che cosa gli faresti preparare? Intanto le regalerei della coppa, perché noi manca almeno un trofeo in bacheca, abbiamo vinto un campionato primavera, ci ha dato grandissime soddisfazioni, però la prima squadra non vince niente. Allora sarebbe di buon auspicio. A buon auspicio. Tra i vari personaggi che hai avuto ospiti in questi ristoranti, c'è qualcuno che ti ha colpito per una richiesta particolare? Senza andare troppo lontano, direi che proprio una settimana fa una delle più belle donne del mondo, Claudia Schiffer, è entrata, si è seduta, ha mangiato come due modelle.
E se invece venissi io qui a trovarti, cosa mi offriresti? Ma io ti offro tutto quello che abbiamo. Noi abbiamo uno staff che può lavorare per te dal mattino alla sera. Intanto ti offrirei la pizza. Ci tengo peraltro anche a sottolineare che quando noi abbiamo aperto questo locale 20 anni fa, il pizzaiolo che prendemmo a Napoli era l'ultimo della dinastia della famiglia Brandi che hanno inventato la pizza. Quindi noi qui abbiamo avuto qualcosa che non aveva più neanche Napoli, perché nel frattempo la famiglia Brandi aveva venduto il marchio ad altri e quindi quello vero stava qua. Tant'è che Maradona venne qui e si mise a giocare con il suo pallone, sì, qui, diciamo in questa sala proprio. Sì, quella sera ne abbiamo viste di cotte e di crude. Noi qui teniamo solo numeri uno, campioni, no? Quindi Maradona è venuto e ci ha lasciato anche una sua frase che dice: alla cozza sono come sono, a me piace, che vuol dire che qui ha fatto veramente di tutto, cioè era in una serata molto euforica, diciamo così, con metafora. E invece laggiù abbiamo lasciato un posto sempre per Ronaldo, con piatti e con tovaglie, tutto d'oro, perché è l'uomo, diciamo, del momento. E in città si parla molto di quello che fa, tutto quello che fa diventa una notizia. Abbiamo il cartonato di Ronaldo, che però stando sulla sponda juventina può anche venire volentieri, ma se non viene è uguale, è uguale. Quindi diciamo questo fair play è un fair play. Devo dirti la verità, io quando ho saputo che ti avrei intervistato, per me è stato un onore infinito. Ma anche per me, quando io l'ho saputo, quando io l'ho saputo è caduto il microfono. Scusate. Ma si è staccato proprio il pantalone? No. Ma tra l'altro uno dei tuoi primi provini? Sì, il primo provino in mutande, sì. In mutande, è vero, sì, questa cosa? Sì, ma avevo un fisico possente allora. È stato il primo provino che ho fatto qui alla Rai di Torino, era in mutande. Volevo... E perché in mutande? Me lo sono sempre chiesto. Me lo sono chiesto sempre anch'io, ma volevo sorprendere in qualche modo l'allora commissione, che non era proprio quella di un talent, era uno dei professori di una Rai ormai da altri tempi, e devo dire che non batterono ciglio, cioè nessuno mi disse come mai si è preso mutande, niente, rimasero impassibili. Poi aggiunsi che avevo portato anche il pianoforte, ma era rimasto incastrato nell'ascensore. Niente, zero. Non una risata, non un sorriso, non un punto di domanda. Immagini del passato che mi fanno venire la pelle d'oca. Poi ho vinto il concorso, però su 9.000. Serviva poco perché non mi chiamò nessuno. Smentiamo tutto questo. Cerchiamo lo psicologo anche. Dopo qualche anno, il caso non succede mai per caso, uno di quelli della commissione divenne un capostruttura dell'allora direttore di Rai 3 Guglielmi, il quale chiese espressamente solo facce che non aveva mai visto in televisione. E lui, ricordandosi di quel matto con le mutande, mi chiamò. E da lì cominciò la mia avventura. Ladies and gentlemen, good evening, madame, messieurs, bonsoir, dame tutte, guten Abend. In prima serata sono tutti in piedi e nella seconda sono tutti seduti. Allora io, furbo che sono, starò sempre in piedi, ma visto che sembro molto piccolo, sembrerò seduto, quindi li prendo tutti. Tiè, ok? Grazie, grazie, troppo buoni. Buonasera. Il precursore dei tempi che cosa ci consiglia? Chi è? Scusate, mi sono fregato da solo. La TV è cambiata molto. Ieri si cercava di fare quello che non c'era. Oggi invece bisogna fare quello che c'è un po' meglio. Quindi la frase tipica è: ma tu non ce l'hai un programma tipo? E ti fanno il nome di un altro programma. E allora nel momento in cui c'è tipo, io prendo e me ne vado, perché credo che ognuno di noi abbia un brand, una griff, un modo di fare. Quindi la diversificazione nella conservazione dovrebbe essere questa la chiave. Ma guarda, questa di frase oggi la voglio scrivere sulla mia tomba, perché la trovo molto bella. Diversificare è il modo migliore per non essere globalizzati. Questo è il messaggio che daresti a tua figlia? Io a mia figlia cerco di insegnare una cosa sola: trovare dentro di sé una passione. La toglierà, diciamo, da tutta una serie di divagazioni che oggi sono pericolosissime a lei e a noi, che siamo i genitori impreparati. E la vera passione di Piero? Mi piace molto la creatività. Quindi il concetto di un'idea che un minuto prima non c'è e che un minuto dopo ti potrebbe cambiare la tua vita,
Beh, mi fa pensare che le mie idee potrebbero ancora essere utili a me e agli altri. L'importante però, questo per concludere, un'idea è buona quando? Innanzitutto quando si realizza, ma cosa più importante, una buona idea è quando questa idea cade al momento giusto, cioè se tu sei troppo avanti, vero, è come essere troppo indietro. Verissimo. Quindi cerca di avere l'idea in questo momento. L'idea migliore adesso è finire. Ci vediamo dopo la pubblicità!